Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel, bentornati ad un nuovo episodio dedicato a Civilization 6 con Didone di Fenicia. In questo Civilization 6 Gathering Storm, l'espansione dedicata all'età contemporanea in cui siamo ormai entrati e siamo entrati ormai nella corsa allo spazio. La nostra spia è tornata a casa. Allora, questa spia rimarrà a tiro a questo punto e farà un bel controspionaggio nel distretto industriale. Penso che non serva fare altro spionaggio attivo per diverse ragioni. Abbiamo rubacchiato qua e là diversi capolavori che ci stanno dando un bonus culturale che ci serve anche di turismo. E in questo modo abbiamo un po' azzoppato le vittorie dei nostri avversari. Come vedete, il Mali, dal punto di vista della cultura, se andiamo a vedere, è ancora molto indietro. E se vediamo il punteggio globale, il Mali ha, scusate, 86 punti di turismo per turno, mentre noi abbiamo 121 punti di turismo. Quindi culturalmente adesso siamo noi che stiamo recuperando terreno e siamo proprio in quarta posizione. Scientificamente rimaniamo saldi in testa, nonostante gli ungheresi producano più tecnologia rispetto a noi. Noi comunque abbiamo ancora la leadership sulle tecnologie, anche se non per molto. Hanno praticamente un quarto di tecnologia più di noi, produzione. Ma dobbiamo essere rapidi a chiuderle in modo più efficiente. Diplomaticamente siamo in testa. Spero che non ci siano eventi che so, danno 5 punti diplomatici random a qualcuno, perché per adesso io ne ho 3, tutti gli altri ne hanno 0. Sono abbastanza curioso. Fra 10 turni finirà l'esposizione universale, su cui noi siamo di nuovo in testa, quindi otterremo 100 punti grande personaggio. Che non è male, su tutti i grandi personaggi, non è affatto male. Ora, togliamo la pausa, io ora inizierò a dedicarmi fondamentalmente alla scienza. Quindi, una volta che mi porto a casa Tesla, no, scusate, non Tesla, lo confondo sempre, Korolev, che probabilmente potremmo strappare all'Ungheria senza alcun problema. Ok, curati. Una volta che avrò lui, penso di poter dire, facciamo soltanto progetti scientifici per le tecnologie missilistiche e di esplorazione spaziale e poi usiamo il grande ingegnere per boostarle a Sidone. Penso che questa sia l'ipotesi migliore. Vediamo. L'età moderna termina fra 4 turni. Paradossalmente, i cittadini di Tiro sono incredibilmente fieri delle dimensioni delle loro città, eppure non smettono mai di lamentarsi perché è troppo affollata. Tiro è arrivata a 20 abitanti. E noi abbiamo sbloccato finalmente la democrazia, ragazzi, e adesso la andiamo subito a utilizzare. La democrazia ci dà lo sconto del 25% sugli acquisti in oro. Le rotte commerciali dirette verso le unità alleate forniscono anche più 4 cibo e più 4 produzione. Ed è fantastico nel momento che abbiamo 12 rotte commerciali verso città alleate. È veramente fantastico. E abbiamo molte carte in più. Una carta economica in più. La andiamo immediatamente a sfruttare. New Deal, più 4 abitazioni, più 2 attrattiva in tutte le città con almeno 3 distretti. Assolutamente sì, questo permetterà alle mie città di crescere ancora di più. E poi abbiamo un'altra politica diplomatica verde, quindi punto di vista... sì, non sono le migliori, non sono le mie preferite, ma... diritto di passaggio con tutte le città-state più 4 punti influenza per turno per ottenere emissari. Ok, non è male. In oro ogni missile inviato in una città-stato. Più due scienza. No, va bene, prendiamo la diplomazia delle armi. L'ora più bella, più 5 di forza combattimento quando le unità combattono nel tuo territorio. Eredità mercantile, più 10 oro in tutte le città in cui si è stabilito un governatore. È tanta, tanta, tanta roba. Ma l'eredità repubblicana, a questo punto, io la potrei anche levare visto che abbiamo il New Deal. E prendiamo l'eredità mercantile. Boom. Ora che abbiamo il suffragio, benissimo, suggerirei... Programma nucleare per migliorare i punti grande scienziato. E attenzione, attenzione, con la Royal Society i costruttori acquisiscono l'abilità di usare tutte le loro cariche per fornire un bonus di produzione a un progetto in un distretto, più uno a titolo di governatore. Questo è molto importante. Poi faremo il nostro... No, aspettate un attimo, c'è ancora qualcosa da sistemare.
Oh no, santo cielo ragazzi, c'è stata un'inondazione. C'è un'inondazione in corso e quindi il nostro sito. Oh, santa pazienza, questo non me ne ero accorto. Il nostro quartiere industriale di Tir è stato allagato e quindi non riusciamo ad utilizzarlo. Speriamo che poi si secchi, altrimenti a Tir dovremmo costruire qualcosa che una barriera che protegga. Cazzo. Questo che cos'è? ECT? Costruiamo la centrale nucleare ECT, ragazzi, perché forse l'energia la dobbiamo produrre altrove. Allagamento costiero permanente. Il livello del mare si è alzato. Tutte le caserme di basso piano costiero marcate come basso piano 1 sono state allagate permanentemente. Allora, signori, dobbiamo cambiare la produzione immediatamente. Pazzesco. Fatemi vedere se posso fare con un builder. Non ci credo. Se posso creare delle protezioni qui, perché altrimenti non so come fare. Puh, questo non ci voleva davvero. Questo, vedete, è un errore che ho fatto perché è la mia prima partita Gathering Storm e non sapevo che costruendo così vicino alla costa che avrei avuto dei problemi adesso. Caspita. Incredibile. Allora, il Taj Mahal è stato costruito, Nantes è diventata ungherese. Wow, gli ungheresi si stanno espandendo, i ragazzi. Sono triste, sono molto triste. Allora, non posso fare un cavolo. Questo build. Devo vedere un po' come si fanno le protezioni costiere. Devo impararlo, ragazzi, dovrò usare la Sigillopedia, forse. Beh, intanto andiamo in attesa di altri giocatori perché qui c'è una votazione in corso, fa vedere. Non mi interessa questa cosa, non mi interessa. Allora, completato quartiere residenziale di Bruxelles, benissimo. Bruxelles mi fa per favore una conversione a carbone, no. Ah, non abbiamo. Fammi la logistica delle zone industriali allora. Sad but true. Che qui il nostro apostolo può dare una mano. Rimane fermo qui. Ok, intanto anche Ugarit si è collegata con la ferrovia. Bene. No, tiro un gran casino con il fatto che adesso no, il nostro distretto industriale è finito sott'acqua, è un gran casino. Non so. Ah no, aspettate, forse riesco a riparare la strada, ma non il distretto. Sono tristissimo. Guardate che anche a Quelle delle Gao è nostre forze successo. del tramonto di Anche a Gao è stata Pakrac allagata. Ma adesso godiamoci il siano momento in cui tornate al costruiamo la servizio Statua della con Libertà, cuore e ragazzi. coscienza. Che al di là del La fatto che riforma non abbiamo più dell'Impero problemi di lealtà con le città Imperiale. costiere, che non ce l'avevamo neanche prima, guadagniamo un punto tondo tondo di vittoria diplomatica. Benissimo. Benissimo. Ainhoac. E un grande scrittore, James Joyce. Ok, va bene. Joyce può andare a Biblio. Ugarit, adesso mi va a potenziare. Adesso chiudiamo l'anello di ferrovia e così siamo a posto. Siccità. Vedete che anche questo è stato allagato. Forza che fra 6 turni lanciamo satellite. E siamo entrati nell'epoca atomica. Buono. Figli dell'epoca Con il programma imperiale e nucleare. credo antichi Cambiamo le come politiche. Più punti scienziati, più 4. Voglio vedere se siamo ancora in testa. Sì, anche se non di tantissimo per l'esposizione universale. Dobbiamo tenere duro.
Scegliamo una dedizione sola questa volta. Ogni volta che acquisto un grande personaggio. Korolev lo posso comprare oppure posso aspettare ancora un po'. Ah, serve questo scienziato, Stefanik Volek. Loro ragazzi mi serve a questo, devo comprare sta gente. Verrà fredda Rock Band. va bene. Vediamo come posso prevenire. Non gli allagamenti, ma Mari, vediamo un po'. Innalzamento. Non so come chiamarlo. Inondazione. Barriera anti-inondazione, eccola qua. Serve la tecnologia computer, ok. E distretto centro cittadino. Ok, porco cane. Ogni vita è mu. Tanto Joyce compone l'Ulisse, a Biblo, due librini in più non guastano. Dobbiamo portarci a casa lo scienziato e l'ingegnere, anche se ci costasse tutto l'oro che abbiamo, perché è fondamentale. Ascolta le donne strambe che stanno nei. Completata la logistica, facciamo ancora la logistica. Ah, posso fare una nuova tecnologia, sì, un nuovo governo. Capolavori. Allora, a Biblo tu vai qui e tu puoi Da di nuovo uno fare a il libro. Buono. Benissimo. Benissimo, proprio no in realtà, perché vedete che le inondazioni e l'innalzamento dei mari hanno distrutto veramente molte caselle. Non mi piace dover decidere tra. Veramente molte caselle. E io adesso ho bisogno, che qualcuno mi vada a sistemare queste cose. Pazzesco. Pazzesco, sono un po' come dire titubante. Andiamo a vedere che cosa manca. Per gli ingegneri ci stiamo avvicinando sempre di più. Per la scienza siamo un po' più indietro. Allora andiamo su. No, non posso. Al PK non posso fare scienza, posso fare soltanto. Cos'è sta storia? Niente, abbiamo una rotta che dobbiamo distruggere. Perché probabilmente abbiamo perso il mercato, la struttura che la supportava. Non chiedetemi quale. Mamma mia. Cosa succede qua? Ho visto delle risorse che salivano. Invio l'emissario. Allora, cerchiamo di diventare sovrani della città militare pian piano. E qui, e a questo punto io piazzo un sito missilistico. Voglio vedere come. Ah, che meraviglia! Qui possiamo praticamente tenere le bombe atomiche. Ok! Non possiamo ancora costruirle, ma buono sapersi. No, non vi do nessuna risorsa. Ok. Il tuo legato TNT ha preso che la Francia ha adottato politiche militari leve en masse. Penso di aver dimenticato di togliere la carta che dimezza il costo dei potenziamenti e di mettere la carta che abbassa il costo di mantenimento. Guardate quanti pochi soldi stiamo mettendo da parte. Erano 500 per turno prima. Cooperato Royal Society, questo è importante perché adesso i costruttori acquisiscono l'abilità di usare tutte le loro cariche per fornire produzione a un progetto in un distretto. Quindi, noi adesso facciamo le borse di studio per il campus. Mi hanno danneggiato lo spazio porta, le spie.
Una spia nemica. Ed è scomparsa. Allora, rialleniamoci con Pachacuti. Mansa Musa. E l'altro chi era? Cupe. No. Alleanza culturale, qualsiasi cosa. Va bene. Niente, ci hanno fregato un'altra volta proprio prima che la mia spia diventasse utile. Adesso questa spia va a Sidone a fare il controspionaggio nel distretto dello spazioporto, ma abbiamo perso 3, abbiamo perso 7 turni per questo. Pensate un po'. Borse di studio. No, ho sbagliato. Volevo aumentare più in gala. E adesso spostiamo più in gala a Sidone. E Magnus. Nava. Cambia. Non cambia, cavolo. Va bene. Che rabbia, ragazzi. Non ci voleva. Debito? Corvino ci denuncia perché abbiamo pochi soldi? Eh? 25.000, non ho mai avuto così tanta roba. Va bene, abbiamo scoperto i satelliti, va bene. Adesso andiamo dritti dritti verso l'ultima tecnologia. Il computer ce l'abbiamo, no? Prendiamo il computer perché è importantissimo e poi... Ah, queste sono le tecnologie future che non possiamo vedere bene. La colonia marziana, nanotech. Ok, completata la logistica, fammi altra logistica. Completata la fabbrica Ugarit, fammi progetto logistica. Sidone, mi va per favore fare controspionaggio sul distretto. Ah beh, adesso non ce l'abbiamo, deve aspettare. 6 turni. Finché non abbiamo la centrale nucleare di Kitty, siamo messi male, ragazzi. Siamo messi veramente male perché non abbiamo energia nelle nostre città. Questo contrattempo non me l'aspettavo, ecco, dai, diciamo così. Ah, attenzione perché stanno arrivando tantissime unità religiose nemiche che non so bene che cosa vogliono, ma quello che so io è che qui non si passa. Le rotte commerciali inviate nelle civiltà del giocatore prescelto forniscono più oro. Sì, prendiamo noi. Vittoria diplomatica. Il giocatore prescelto guadagna 2 punti per la vittoria diplomatica. Abbiamo 1.074 punti. Io ne do 8 a me stesso, spendendo 2.80 e speriamo che funzioni. Giochi mondiali, certo, votiamo a favore. Giochi mondiali. Completamento progetto atleti, mantenimento stadi, mantenimento sport acquatici, i membri hanno accesso al progetto allenamento atleti, più turismo per campus, supporto diplomatico, turismo, eccetera, eccetera. Ok. Incrociate le dita, vediamo se riusciamo a guadagnare 2 punti per la vittoria diplomatica. No! Mansa Musa ha guadagnato 2 punti con 33 voti. Wow! Mansa Musa si è dato 8 voti. No, non ci voglio credere. Cupe ha votato contro di noi. Cupe
Upe ha votato per far perdere un punto a noi. Pazzesco. Distruggere la foresta pluviale per Quindi un. niente, con la vittoria diplomatica, in realtà Mansamusa sta recuperando punti. Merda. Togliamo lo l'esercito professionista che non ci serve più. Mettiamo le leve masse. Questo serve, questo serve, questo serve. Ok. Infatti torniamo ad avere un bel 300. Bene così. E ho vinto l'esposizione universale e mi guadagno 100 punti grande personaggio. Quindi praticamente. Io Korolev ce l'avrò sicuramente e Kvolek lo posso comprare, ma quasi quasi invece lo. Sì, lo prendo senza comprarlo, normalmente. Allena atleti, ok. Adesso facciamo tutti questi vari progetti. Niente, qui non posso più fare una mazza. È strana sta cosa, ma è così. Eh? Cosa posso costruire? Una centrale solare. Ho visto che c'era una nuova struttura. Sono curiosissimo di capire che cosa sia. La centrale solare. Veramente. No, non tiro nulla. La partita inizia a entrare nel vivo, ragazzi. Io pensavo che avrei vinto molto facilmente. Invece, invece, invece. Le cose non sono così semplici come sembravano. Assolutamente no. Assolutamente no. Costruisci il miglioramento centrale fotovoltaica, più una produzione e più uno oro. Ma che meraviglia! Completate borse di studio campus. Allena atleti. Questi sono per l'altra. Per i giochi mondiali. Ci fanno guadagnare punti. Per adesso siamo tutti a zero. Errare è umano. Ok, possiamo costruire la bandiera anti-inondazioni a tiro a questo punto, speriamo. Dove, come, perché non è dato saperlo, ma. Ah, qui. Vedete? Fra 6 turni forse riusciamo a mettere in piedi questa struttura. E abbiamo Korolev, lo ingaggiamo e lo portiamo subito qui in posizione. A due azioni Korolev invece che una. Benissimo. Completata la logistica della zona industriale a Bruxelles. Bruxelles non ha bisogno. Non ha problemi di inondazioni immediate. Rifacciamo tutte le nostre belle centrali. Però dovrebbero produrre almeno un punto di energia, dai, queste centrali eoliche, no? Abbia attenzione che T il prossimo turno fa finalmente la centrale nucleare, quindi dovrei avere abbastanza energia. Una cosa mi fa piacere. Quindi Tyr dovrebbe tornare energizzata così come Sidone. Speriamo. Esatto! Peccato che Tyr non abbia più il quartiere. Allora, T, adesso mi fai le borse di studio del campus e. E andiamo avanti così. Corvino e Eleonora d'Aquitania non sono più amici. Ok, accettiamo di nuovo. Ainhoc però non riceve l'energia che riceve dalla centrale nucleare perché è troppo lontana. Dobbiamo costruire qualcosa. Dobbiamo ri ripristinare la centrale a petrolio di Quante Tiro. classe esistono, vero? È la Ok. mia classe, quella dei ricchi, a farla. Allena atleti completato, va bene. Qual è il prossimo ingegnere? Più 3 attrattiva, più 4 abitazioni in questa città, che non è affatto male, però non è che ci serva così tanto. Ok, ultimo turno ragazzi, dai. Sidone ritorna ad avere il proprio. Spazioporto e quindi terminiamo. Magari riusciamo a fare anche l'allunaggio o lanciare satellite almeno. Non con il grande ingegnere, assolutamente no. Questo lo usiamo per il L'energia prossimo. rende sostanza. E cosa abbiamo fatto? Ok, a tiro siamo riusciti a. No!
Ragazzi, abbiamo perso completamente una casella per colpa dell'innalzamento dei mari. Cazzo. Questa l'abbiamo persa completamente, dobbiamo ricostruire tutto a tiro. Non abbiamo più il distretto industriale. Pazzesco. Paura vera. Una cosa che non mi sarei mai immaginato, ma wow. Poh! Paura davvero. Dai che si dà nella prossima lancia satellite, avanti. Oh, già, santa pazienza. Non ci voglio credere, è pazzesco. È pazzesco quello che è appena successo. Mi piace questa fase di gioco che inizia a diventare sfidante. Intanto abbiamo lanciato il satellite, signori. Dovremmo essere i primi a lanciare il satellite per la corsa allo spazio. Bip bip bip. Andiamo a vedere. Sì, siamo in testa. E siamo i primi ad aver lanciato il satellite. Adesso c'è lo sbarco sulla Luna, la colonia marziana, la spedizione verso l'esopianeta. E la spedizione verso un esopianeta non è ancora partita. Sì, adesso la vittoria scientifica è un po' cambiata, vedo. Lancia lo sbarco sulla Luna. Lo lanciamo subito. Fornisce un bonus, una tantum di cultura pari 10 volte la tua scienza per turno e segna il secondo passo per la vittoria scientifica. Questo è un bel boost culturale, ragazzi. Wow. Cerca sempre di stare al passo con la Praticamente scienza. abbiamo 3000 Se lo fai abbastanza. punti culturali. Wow. Togliamo questo più due grandi ingegneri che non ci servono niente e mettiamo l'economia di mercato. Ok, completato l'allenamento degli atleti. Cartagine mi fa. Non so nemmeno io che cosa mi può fare una banca. Anzi, lo so io che cosa mi può fare Cartagine, la barriera anti-inondazione. Completato lo sbarco sulla Luna, perfetto. Vediamo se c'è qualche altro progetto. Per adesso no. E quindi andiamo a lavorare nel campus. Avevo detto ultimo turno, 3 turni fa. Va bene, ragazzi. Allora, sicuramente questo episodio abbiamo visto che le condizioni di vittoria diplomatiche non sono per niente così semplici come pensavamo, e tant'è che adesso Mansa Musa è in seconda posizione con 2 punti, noi guidiamo con 4, ma bisogna stare attenti. La Il retaggio cosa più culturale. importante, secondo me, è tenere, diciamo così, essere in testa sulla scienza, anche se abbiamo sempre una tecnologia in più rispetto agli ungheresi, ma gli ungheresi ormai producono una quantità di scienza pazzesca. Wow! Incrociate le dita, il prossimo episodio potrebbe essere veramente l'ultimo e quello più importante per vedere come andiamo a finire. Io vi ringrazio per essere rimasti con me e vi do appuntamento alla prossima.